12.000, 24.000 con l'ante a 2.005, il livello dei bui quando siamo arrivati al 27esimo livello di gioco qui al main event del Tana delle Tigri. 11 giocatori ancora in gioco con un average che si porta a 478.363 chip. Andiamo ad inquadrare anche i gadget di questo evento. Vedete i tigrotti dati dalla Trudy che verranno regalati ai giocatori che si piazzeranno al final table. Vedete, sono molto carini, con anche tutti i berretti e per questa occasione anche un set di chip da regalare ai giocatori. Andiamo invece ad inquadrare i tavoli quando appunto 11 giocatori sono ancora seduti in gara. Vedete il primo tavolo con appunto 5 giocatori, mentre invece andiamo a inquadrare quest'altro tavolo, avete 6 giocatori in gara. Un giorno mi farei sapere se ho fatto bene. C'è un push e c'è il fold, quindi il sommo passa e guarda questo giro di bui e ante per il proseguimento del suo torneo. Noi vi aggiorneremo in diretta sull'andamento del torneo. Vi ricordo che fino a 9 player left si gioca, fino al raggiungimento di 9 player left si giocherà su due tavoli, poi si passerà al final table che diventerà televisivo al raggiungimento di 8 player left. Proviamo a seguire anche questo push. C'è stato un mi pare complete da small blind e un push del big blind, ovviamente. Va bene, ok. Andiamo a seguire questa mano, vediamo che anzi mi pare il big blind abbia pushato prima ancora che lo small blind andasse a completare il suo buio. Vediamo che c'è infatti il fold. Vi stavo dicendo, aggiorneremo dalla sala normalmente fino al raggiungimento del tavolo finale, dopodiché saliremo sul palco e con una postazione per noi preparata riusciremo a postarvi tutto l'andamento del final table attraverso il nuovo metodo ideato da PIV, attraverso l'iPad e le flash news direttamente dal tavolo, che consentono di postare veramente molta dell'action che avverrà durante tutto il final table. Non perdetevi quindi questo appuntamento, sempre in diretta su Poker Italia Web, in esclusiva per voi da Brno e dal Tana delle Tigri. Ciao a tutti!